Almeno 19 persone sono morte ed altre 107 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno che trasportava reclute dell'esercito avvenuto in Egitto. Il convoglio era diretto verso il Cairo quando due vagoni hanno deragliato nei pressi di Badr al-Shin. I feriti sono stati trasportati in un ospedale locale, rapidamente entrato in crisi a causa dei pochi mezzi disponibili. Mancano le medicine, la gestione è pessima, stiamo comprando noi stessi le cose necessarie alle cure. Ho chiesto di far medicare una ferita alla testa di uno dei passeggeri, mi hanno risposto che non ci sono nemmeno le bende. In Egitto gli incidenti ferroviari non sono rari. Ultimo in ordine di tempo quello avvenuto nello scorso mese di novembre, quando uno scuolabus venne travolto da un treno ad un passaggio a livello, uccidendo una cinquantina di persone.